Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per essere intervenuti dopo una giornata per molti di noi abbastanza faticosa, la quale abbiamo affrontato un argomento che per molte linee insomma si fa più non legale all'argomento di cui vogliamo parlare in questa parola. Si parla di imperialismo che in Siria si manifesta con paesi occidentali e alleati che finanziano cosiddetti eventi siriani. Stasera affrontiamo un lato di questo imperialismo che in Europa si sta manifestando con il potere della terminanza. È stata valutata per questa ragione, si chiama Panzer secondo i popoli d'Europa, anche se forse bisogna estendere, bisogna allargare il raggio del Panzer secondo i popoli. Ritornando però al titolo, in Europa il laboratorio, il laboratorio di queste strategie con cui la grande finanza cerca di mettere in ginocchio il vero continente, la Grecia, un argomento che ogni amico mi conosce molto bene, su quale si è un libro molto interessante. Prima di lasciare la parola a lei per raccontarci il suo libro, le motivazioni che hanno dato a scrivere, soprattutto l'esperienza, cioè ciò che ha toccato con mano andando in Grecia, presento gli altri ospiti. Sono il direttore di Nascita Bonesi, il direttore della finanza Giorgio Vitaglio e il relatore di economia di Nascita. Passerei la parola a Monia, chiedendole di introdurci, di parlarci del libro e della sua esperienza. Grazie, buonasera. Il libro La guerra dell'Europa nasce da un'esperienza diretta in Grecia. Era già molto tempo che si parlava di Grecia, di quello che stava succedendo, di come l'Europa stava saltando, così sentivamo in televisione, leggevamo sulla stampa generalmente intesa, e quindi ho voluto andare ad Atene e vedere che cosa succede. Ad Atene c'è una stata, una città molto frizzante, molto vivace, si dice un po' due popoli, una faccia, proprio perché siamo molto simili anche come modo, come tradizione, come cultura, abbiamo diverse cose in comune, abbiamo un'enorme vicinanza. E arrivare ad Atene è stato scioccante, perché sembrava ci fosse un po' più fuoco. Ma forse è questione di una giornata un po' infelice, pioveva, magari solo una questione di tempo che te lo faccio. E invece i conti sono stati presto fatti. È una Grecia dove locali, prima erano aperti praticamente 24 ore su 24, sono chiusi pure il sabato e il domenica. Giravo per fare delle interviste alle persone nei locali, nelle caffetterie, nei ristoranti, nei pub, cercando di capire come erano le persone, e al di là del gestore non c'era nessuno. E non era una questione di orario, io mi sono addirittura fermato per tutta la giornata in attesa che arrivasse l'avventore per intervistare, non è arrivato nessuno. Ho avuto la fortuna di essere accompagnata da un gruppo di Grecia, tra cui anche Nico Skrinskas, che questa sera doveva essere collegato con noi, ma purtroppo per la questione di connessione non riusciamo a sentirlo. E mi ha dato una mano proprio per le interviste. Interviste che hanno toccato diversi aspetti della vita greca. E vorrei partire dalle scuole, perché in Grecia hanno sempre messo l'istruzione al centro, l'istruzione gratuita, lo Stato sempre fornendo libri di Stato, in tempi recenti, era rigorosissimamente una cosa dovuta, il libro per l'educazione, i libri per le scuole anche superiori, quindi c'è un percorso davvero legato formativo gratuito. Ebbene, l'anno di appena passato, che si è concluso, gli studenti sono andati a scuola senza libri, perché il gruppo di case editrici che li stampava è stato fatto fallire 3 mesi prima dell'inizio della scuola. Ma questi studenti di ogni età non sono andati a scuola solo senza libri, sono anche andati a scuola con la fame, perché svenivano in classe e perché solo una catena di solidarietà fatta dagli insegnanti, in qualche caso dalla municipalità di Atene, riusciva ad intervenire e a garantire loro almeno un pasto. È una realtà fatta da genitori costretti ad arrivare al punto tale di affidare i propri figli agli orfanotrofi perché non hanno la possibilità di mantenere e di garantire loro un minimo di speranza di sopravvivenza. È una creazione
Grecia, in cui l'inverno scorso, con neve e ghiaccio, prima è stato molto rigido anche ad Atene, così come è stato da noi nel mese di febbraio, nella sola capitale, tra l'altro c'è circa metà della popolazione greca, che si è nella capitale, c'erano oltre 20.000 famiglie che vivevano al ghiaccio, fuori nei campi, coperti con degli scatoloni. È una Grecia dove l'apparato produttivo, quel minimo che c'era, è stato completamente cancellato. È una Grecia che si è vista privata di quel minimo di patrimonio che aveva. Perché? Perché in cambio di quelli che sono chiamati aiuti europei, la Grecia ha dovuto cedere tutto. E non solo quella sovranità che ha già ceduto prima con Maastricht e con Lisbona poi, e chiaramente vale anche per noi, italiani, così come gli altri membri europei, per cui quello che viene deciso in Europa ha prevalenza rispetto a quanto dice la nostra Costituzione o rispetto a quanto dice il nostro ordinamento. Ma è una Grecia che è stata anche costretta ad obbedire a quelle che vengono chiamate, se mi permettete con un termine che sa veramente da presa per la presa in giro, vengono chiamate raccomandazioni o addirittura consigli che avevano da parte della cosiddetta Troica. Abbiamo familiarizzato con questo termine, ma nella fattispecie significa Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale. Ed è una serie di misure che se andate a scrivere, tra l'altro le ho trovate tutte, si ritrovano, si fanno un po' fatica a ritrovare, sono indicate tutte e quattro, con la postilla in fondo che però non si possono riprodurre se non per gli usi istituzionali del Fondo Monetario Internazionale, per cui ho dovuto ricostruirvi accennando che deve essere interno al libro. E in Grecia è stato svenduto di tutto. Si va dal sistema idrico al sistema del gas, guarda caso l'Hellenic Petroleum, non credo sia assolutamente un incidente, ma addirittura le isole, addirittura i traghetti, addirittura gli aeroporti, addirittura il sistema della difesa ellenico, che è stato privatizzato nel mondo. Attenzione, quando parliamo di privatizzazione non parliamo di un semplice, tra virgolette, libero mercato interno per cui gli imprenditori interni cercano di intraprendere. No, parliamo di svendita all'estero. E parliamo di una svendita che avviene a vantaggio ben preciso di quantini. Certo di essere breve, veramente nel libro è tutto dettagliato e di ognuna. Ma se c'è una cosa con la quale dobbiamo imparare a fare i conti, è che tutto ciò che è avvenuto, innanzitutto è partito da lontano con questo contagio, che dagli Stati Uniti poco a poco ha infettato anche l'Europa, l'Irlanda, la Grecia, poi anche gli altri paesi, perché vengono chiamati maiali d'Europa, o i pigs, Portogallo, Irlanda, Italia, e Spagna, ma anche Grecia. C'è questa cosa stranissima che mi ha fatto insospettire e che in Grecia ho avuto modo di verificare. Tutte le volte che questa troica, che questo terzetto doveva intervenire in Grecia, lo faceva immediatamente in seguito ad un'azione delle agenzie di rating. Aspetta, diciamo, che vuol dire anche queste agenzie di rating. Cominciare ad indagare su chi sono le agenzie di rating ed avere il non piacere di scoprire che sono controllori e controllati allo stesso tempo, perché chi dovrebbe controllare, guarda caso, detiene, come dire, anche la proprietà, una parte di proprietà di queste agenzie di rating. E agenzie di rating che vanno a colpire letteralmente con una pistola, con un cannone, con un'arma, addosso quelle realtà che vogliono smantellare. Quindi, se nelle agenzie di rating possiamo individuare una pistola fumante, dobbiamo andare a individuare la mano che abbiamo tenuto in letto. Aggiungo che si comincia ad individuare chiaramente, al di là della struttura europea, come vi dicevo prima, costruita su dei trattati, Maastricht e Lisbona, che hanno dato massimo potere alla Banca Centrale Europea, sistema europeo delle banche centrali prima, poi Banca Centrale Europea, di fatto ci troviamo di fronte a delle istituzioni che ragionano a livello su livelli, come dicevo prima, raccomandazioni. Raccomandazioni che per la Grecia, come per l'Italia, come per gli altri paesi, attenzione, non vengono nemmeno, diciamo, stare il Parlamento Europeo, che qualcuno può dire formalmente democratico perché è eletto dai cittadini. Un conto è ciò che dovrebbe essere, un conto è ciò che fa di concreto. E non fa altro
anche prendere atto, ratificare, votare tranquillamente, perché sono i provvedimenti che vengono proposti e decisi dalla Commissione europea e dalla Banca Centrale europea, che sono totalmente autonome e indipendenti per quanto riguarda la politica economica, l'economia politica poi di fatto dei Paesi membri, che devono applicare le loro raccomandazioni per poter avere gli aiuti. E quindi dicevo, si tratta di andare a capire a chi ha giovato questa crisi. E allora, per la Grecia, come per l'Italia, voi sapete che al momento dell'ingresso nell'Europa abbiamo dovuto presentare i conti, cioè i bilanci dovevamo rispettare, sto semplificando molto, mi rendo conto, ma per essere abbastanza veloce potrei farmi capire. Dovevamo presentare i conti e dimostrare insomma, che eravamo delle brave massaie, che sapevamo fare a gestire insomma, la nostra casa. E questi conti da chi vengono controllati, verificati, a chi certifica i conti? Quello che ovviamente da lì non potete vedere, mi sembra un delizioso e simpatico ragnetto, è in realtà una costruzione letale. E a proposito di Baxter's contro i popoli d'Europa, credo che questa sia l'esemplificazione di una delle realtà che ha maggiormente tratto profitto dalla crisi in Grecia, ma così pure dalla crisi in Europa. Porta il nome di Goldman Sachs, che è una struttura bancaria alla quale, guarda caso, possiamo ricondurre alcuni esponenti che perlomeno di nome qualche cosa dovrebbero dirci. Perché un Mario Draghi, piuttosto che un Mario Monti, ma anche un Romano Prodi, qualche cosina che fa con la Goldman Sachs ce l'ha in vita. E allora mi sono detto, ma chi è questa Goldman Sachs che non solo controlla i conti, ma che al momento del fallimento ristretto, come è stato decretato dall'agenzia di rating proprio mentre mi trovavo ad Atene, della Grecia, sono stati anche attivati i famosi credit default swaps, scorso un po' complicato, ma anche lì nel libro si spiegasse in maniera un pochino più precisa. Quindi di fatto quello che era, né più né meno, un fallimento oggettivo della Grecia, guarda caso c'è stato un taglio sul valore nominale di tutti i titoli posseduti per tutte le realtà, che riguardava tutte le realtà bancarie e commerciali della Grecia, tranne Goldman Sachs. A Goldman Sachs non è stato applicato il taglio del valore nominale dei titoli. Per farvi capire che cosa significa questo, perché detto così uno dice, vabbè, cioè i soldoni. Dal 2009 la Grecia paga i fornitori pubblici, la fornitura per gli ospedali, per le scuole, per le infrastrutture. Insomma, c'è la crisi di liquidità, dicevano, che spesso utilizzano delle formulette per nascondere altri generi di manovre. Ebbene, secondo questa crisi di liquidità era necessario dover pagare dei titoli di Stato, cioè una sorta di, anche qui banalizzo un po', però pagherò, cioè lo Stato si impegna a titolo, una sorta di dicembre, la scritta che dice hai il valore di trottere questo detieni. Peccato che oltre a questi fornitori dell'amministrazione pubblica, l'amministrazione pubblica per lo Stato, siano stati pagati così anche tutti coloro che andavano in pensione. Quindi il TFR è stato liquidato similmente in titoli di Stato. Se il valore effettivo detenuto passa da 100 a 25, poi in realtà è diventato 20, si è applicato un taglio reale alla fine, del non più solo del 75%, ma è arrivato all'80%, perché poi le banche, se uno voleva andare ad incamerare il proprio guadagno, insomma, quello che aveva, quello che deteneva nel proprio conto, le banche si sono tenute con una commissione. Ebbene, avere 100 e ritrovarsi 20 significa il fallimento per le famiglie. Significa che l'imprenditore che magari è stato fornitore dello Stato non può più pagare a sua volta i fornitori, non ha più futuro, è chiuso adesso, perché proprio il settore è annientato, letteralmente annientato. La Grecia è in ginocchio e quindi come si risolve? Non c'è problema. Se tu Grecia sei disciplinata e fai la brava e segui le nostre raccomandazioni, i nostri consigli, ti veniamo in aiuto, ti diamo dei prestiti. Come? Cioè, mi salvate con i prestiti. Ho problemi con il mio debito e mi salvate con dei prestiti. Sì, signore, perché tutte le volte che sentiamo parlare di aiuti o dei nuovi meccanismi che si inventano, come il meccanismo europeo di stabilità che riguarda tutti e che adesso
artificiale, cioè insomma è effettivo, ci arriverà comunque collo. Perché quando ci sono queste voci di aiuti o di meccanismi, facciamo attenzione, perché aiuto significa prestito, prestito significa interessi, sono soldi da restituire con gli interessi da pagarci sopra. Ma dovevano finire questi aiuti? Allora, della penultima tranche di 130 miliardi che è finita la Grecia, dati alla mano, nelle casse dello Stato greco è finito solo il 5%. Il resto è finito alle banche. Il 52% di 130 miliardi è finito alle banche estere. Un altro 25% è tornato alla BCE, cioè la BCE ci ha prestato dei soldi alla Grecia, deve restituire quegli interessi, perché guarda, ma lei questi soldi. E in più stanno percepire le banche commerciali. Siamo in un meccanismo che è folle e che se ne avvantaggia una serie di banche, tra questi bankers che accennavo a questo ragnetto letale, chiamato Goldman Sachs. Voi direte, ma tu ce l'hai con Goldman Sachs? No, perché se non si capisce perché la Goldman Sachs deve essere fuori da tutte le regole, non deve subire i provvedimenti che altri invece subiscono, ma non solo, guarda caso quella che certifica, quella che decide, è quello che ha un potere enorme, non solo a livello europeo, ma anche a livello mondiale. Allora, ecco un pochino le scatole, ma insomma, chi sono questi che ci governano? Ho voluto fare un pochino di pubblicità, niente, la rappresentazione di chi sono i personaggi che ci stanno. Ora, non so fermarmi tanto sui nomi, su come si chiamano di nome e cognome, anche se già lì qualche cosa dovremmo capire dai nomi. Però pensate a che cosa fanno. Allora, all'interno di Goldman Sachs trovate William George, che è anche direttore della ExxonMobil, membro del gruppo Carnegie. Su Carnegie potremmo dire una cosa, però diciamo che è un grande, si dice, influencer in termini di politica estera, ed è membro anche del comitato dei presidenti della Novartis, l'industria farmaceutica. L'altro dirigente, James Johnson, è membro della poca conosciuta Brookings Institution, ma vi assicuro, per quanto riguarda la politica estera, ha un enorme potere. Fa parte degli amici americani del Bilderberg, del Council on Foreign Relations e della Trilaterale. Ha un po' di cose in comune con molti, a quanto pare. Altro dirigente, James Shiro, che è anche direttore della PepsiCo. Altro dirigente, Michelle Burns, che è anche dirigente della Walmart Stores, la catena di supermercati americani. Un altro dirigente è Gary Cohen, capo operativo, ed è stato membro del comitato consultivo per i prestiti del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Un altro dirigente è Lakshmi Mittal, che quando l'ho trovato ho detto, strano, questo non l'ho mai sentito nominare, ed è uno dei uomini più ricchi al mondo, ma è il maggior produttore mondiale di acciaio. Sul discorso acciaio potremmo fare anche dei paralleli con l'Italia, ma è un discorso che ci porterebbe lontano. Executive Officer di Goldman Sachs è Mark Schwartz, tipico cognome americano ovviamente, che è anche presidente di Goldman Sachs Asia ed è direttore di Mastercard. Altro Executive Officer è John Rogers, direttore dell'International Republican Institute, che è un'organizzazione fondata dal governo degli Stati Uniti che conduce programmi politici internazionali cosiddetti di democratizzazione. E qui ci ricolleghiamo a quanto abbiamo fatto fino a poche ore fa, qui al discorso della Siria, giù le mani della Siria, la Siria non si tocca. Vi rendete conto che in sostanza all'interno, chi decide all'interno della banca, che ha solo un'influenza enorme nel decidere le sorti anche dei paesi che dovrebbero essere sovrani all'interno dell'Unione Europea, ma dettagli non sono, hanno tutti interessi specifici ben precisi. E vi rendete conto che anche a livello di interessi ci sarà un interesse prevalente che dovrà essere seguito da questa Goldman Sachs, vedendo chi è che ha il potere in mano. Vale lo stesso discorso per i media. E qui torno alla Grecia per il momento, ovviamente se ci sono domande ci sarebbe tantissimo da dire. Però voglio richiudere il cerchio proprio per come l'ho iniziato. Ovvero, ci troviamo in centri di potere che solo vederli, solo renderci conto ci spaventa. E quindi preferiamo dire no, non è un interesse, quindi per poi, vabbè, io devo guardare ogni giorno, devo fare la spesa, devo uscire, devo trovare un lavoro, devo riuscire a cavarmela. Sì,
ma dobbiamo renderci conto che se non riusciamo a sfamarci, se non abbiamo un lavoro, se non c'è più futuro per le nostre famiglie, per mio figlio, per i nostri figli, non c'è proprio perché qualcuno sta decidendo al posto nostro, è perché c'è un sistema di criminali bancari che violano la dignità stessa delle nostre vite. Sono bester, sono gangster del sistema della grande finanza internazionale che stanno uccidendo popoli. E per riuscire a farlo hanno un alleato micidiale, la stampa, anche nel senso più ampio possibile, i media. Nell'ultimo punto, faccio dei video ogni tanto, nell'ultimo punto è su appunto qual è la struttura di Aspen, Aspen Institute, che uno dice, ma cos'è anche questo ministero? No, è uno dei potentati che a livello internazionale decide che tipo di informazioni dare e come devono essere date. Dentro ci trovate di tutto, Rai, Mediaset, Cosette, Sky, c'è tutto. E sono loro che decidono che cosa si deve sapere, come deve essere detto, che cosa deve passare, che cosa non può passare. Sono loro che scrivono a tavolino dove c'è un dittatore da colpire, magari perché non si allinea, dove c'è un sanguinario da reprimere perché lo vedono ostile alle proprie vere imperialiste. E quindi onore a chi cerca di fare una informazione sana e che è osteggiato, guarda caso, da quel sistema di distribuzione e mediatico che continua a strangolare. Quel sistema di informazione che ha fatto sì che ancora oggi molti credono che in Europa non ci sia un tipo di guerra, ma che l'Europa sia un'entità benevola che ci vuole aiutare, che ci vuole salvare, con prestiti, con aiuti, e che sta agendo proprio per il popolo. Sono quei media che ci dicono che no, non si può uscire dall'Europa, e no, non si può uscire dall'Europa perché sarebbe la catastrofe. Ma qual è il prezzo che stiamo pagando oggi noi per restare all'interno di questa mostruosità? Qual è il prezzo che i popoli dei nostri stati, che dovrebbero essere sovrani, l'Italia dovrebbe essere sovrana, come dice il primo articolo della Costituzione, qual è il prezzo che stiamo pagando noi, il nostro sistema produttivo, i nostri giovani, i nostri pensionati? E allora, io sono convinta che l'unica strada percorribile è quella di una presa di coscienza, di un'informazione sana che ci fa rendere conto che dobbiamo fuggire da questi mostri e che fuggendo non sarebbe certo la catastrofe, ma sarebbe la salvezza.